Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, torniamo a lavorare su Optimus Prime di De Agostini perché mi sono arrivati ben altri 6 numeri. Questa volta andiamo dal numero 45 fino al numero 50 e c'è anche un graditissimo omaggio, ovvero il portachiavi. Nel video di oggi ovviamente andremo solo a leggere questi fascicoli e prima ancora di leggerli vi vado a mostrare una cosa sull'articolazione del braccio che non abbiamo visto nel precedente video di montaggio e quindi andremo avanti per gradi. Allora, iniziamo con questo passaggio. Se vi ricordate, c'era il dubbio, diciamo, sul movimento di questa parte. Io avevo serrato questa vite, diciamo, anche in maniera troppo forte, ma era un modo sbagliato, perché ovviamente il braccio deve potersi muovere, quindi dovete regolare la pressione di questa vite in modo tale da riuscire a spingere e girare il braccio. Come vedete, quindi ha piena mobilità. Ovviamente deve essere duro, perché sennò poi il braccio non rimane in posizione, ma questo è il corretto funzionamento. Proseguendo poi con i numeri, allora andiamo ad iniziare con il 45, che ci fa iniziare la spalla destra. Quindi abbiamo esattamente gli stessi passaggi da ricreare per arrivare, diciamo, a riprodurre tutta la parte destra della nostra spalla. Ovviamente adesso che sappiamo bene come procedere, sicuramente saremo più bravi. Con il numero 46 si procede sempre sulla spalla destra e si crea la parte centrale, quindi non è né la parte che va collegata al corpo e nemmeno quella super esterna. Si arriva a questo punto e si completa, diciamo, con queste tre viti KP e si arriva ad avere questo risultato. Come vedete, diciamo, è assolutamente identico. Col numero 47 procediamo nello stesso modo, qui abbiamo anche la molla e i pezzi necessari per creare il meccanismo. In effetti nel montaggio precedente mi chiedevo a cosa servisse questa molla, diciamo l'ho capito semplicemente poi facendo varie prove e consultandomi con altre persone che stanno lavorando sullo stesso modello, quindi mi raccomando facciamo attenzione. Numero 48, siamo alla parte 4 della spalla destra e si completa con i vari dettagli sia estetici che funzionali. Inoltre abbiamo sempre la vite e il dado che ci permettono di bloccare in posizione e di arrivare a questo punto, quindi abbiamo le due spalle montate perfettamente, diciamo, quindi è un risultato più che bello da vedere. Con il numero 49 si passa finalmente a un'altra parte ed è il torso. Se vi ricordate, la parte speculare di questa l'abbiamo montata nei primissimi numeri, quindi qui è molto semplice, si va a creare l'altro lato. Con il numero 50, ovvero l'ultimo numero di questa spedizione, riceviamo le luci da mettere all'interno del torso, quindi sono dei piccoli circuiti con i LED che vanno installati all'interno dei pezzi del petto che poi vengono montati sul corpo. In questo numero ce ne fanno montare solo uno e si arriva anche a collegare i fili nel circuito che, se vi ricordate, abbiamo montato all'interno nel montaggio precedente. Questa spedizione poi viene completata dal bellissimo portachiavi, anche se veramente questo è un oggettino che forse vale 30 centesimi e quindi forse a livello di omaggio si sono un po' sprecati, ma chi se ne frega, di certo non facciamo queste opere per gli omaggi. E ok, allora abbiamo visto che in questi 6 numeri ci saranno diverse cose da montare, ma visto che siamo più edotti, cioè abbiamo imparato bene come va montata la spalla, o meglio, più che come va montata, come va poi regolata, perché si tratta tutto di regolare bene quella vite per far muovere l'articolazione della spalla. Come ho già detto e ridetto, questi non sono modelli che poi useremo per giocare, quindi stare lì a muoverli 70 volte, ma se per ipotesi volete fare qualche posa particolare, è buono sapere che si può fare. Quindi a questo punto vi chiedo il solito pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina così da non perdere il prossimo video in cui monteremo insieme questi 6 numeri. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!